Buonasera a tutti e benvenuti a Zona Sport, la nona puntata. Anche questa sera tantissimi servizi in scaletta di calcio, pallavolo, pallacanestro e anche pallamano. Ne parleremo con gli ospiti in studio, ve li presento subito. Sono qui con noi il terzino della Pallamano Girgenti Serie 2 femminile, Irina Podario. Ciao e benvenuta. Grazie. E poi ancora per la SEAP Pallavolo Aragone è qui presente Jacqueline Donasimiento. Buonasera. Ciao Jack, ciao. Benvenuta. Per l'Olimpica Acragas, dunque per il calcio, è in studio Giulio Castaldo. Ciao Giulio e bentornato a Zona Sport. Buonasera a tutti. E poi il tecnico della Libertas sarà Calmuto, Alessandro De Caro. Ciao Alessandro, anche a te, bentornato a Zona Sport. Buonasera. Parleremo tanto del derby di promozione Racalmuto Olimpica Acragas. Ha vinto la squadra di Giovanni Falsone per 3-1, ma il Racalmuto ha giocato un ottimo secondo tempo. Poi parleremo della SEAP Aragona che continua a vincere, quinta vittoria di fila, settimo successo per 3-0. Sabato la vittoria in casa contro il Pedara, mentre la Pallamano Girgenti ha perso 19-12 contro il Licata. Ne parliamo subito con Irina Podario. Serie 2 femminile, Pallamano Girgenti sconfitta in casa dal Guidotto Licata. Che partita è stata? Tra un po' vedremo anche il servizio. Sì, è stata una partita abbastanza si poteva vincere, però sì. Abbiamo avuto un'espulsione nell'altra partita di una nostra compagna e quindi è stata una partita un po' difficile, anche perché si sentiva la sua mancanza. E, si poteva vincere, come ho detto, però non ce l'abbiamo fatta alla fine. Il Licata sicuramente una squadra forte, sì. Una squadra molto molto esperta. Risultato, come detto, di 19-12. Nel primo tempo comunque avete giocato una buona palla a mano, almeno parla di questo la cronaca. Sì, sì, ci siamo forse lasciate anche un po' abbattere e non siamo riuscite più a portarci in vantaggio. E nel finale Lillo Gelo, il vostro coach, ha dato spazio anche alle più giovani per farle fare tanta esperienza. Sì, sì, abbiamo la nostra squadra è composta da diverse fasce di età, abbiamo diverse, sì, fasce di età nella nostra squadra, che dalla più piccola abbiamo... parte dai 10 anni fino a 40 anni, così. Ricordiamo che la, sì, Pallamano Girgenti è la prima volta che partecipa a un campionato nazionale, sì, di serie A2. Complimenti, sì, complimenti alla Pallamano Girgenti che partecipa anche al campionato femminile. Jacqueline Donasimiento, la SEAP Aragona continua a vincere, adesso è a 3 punti al secondo posto, sempre a 3 punti dalla capolista Santa Teresa di Riva. 3-0 sabato contro il Pedara, primi due set dominati. Nel terzo qualche difficoltà, Jacqueline. Sì, sì, il terzo è stato un po' emozionante. Come vietato ai malati di cuore. Infatti, quello che volevo dire. Sì. Comunque, beh, queste difficoltà nessuno è libero di subire, nessuna squadra, sia quella più forte tecnicamente o quella più non tanto così. Però credo che il segreto anche di una squadra forte è saper anche riuscire a uscire di questi momenti difficili che lo sport può portare a qualsiasi squadra. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita e portare sempre 3 punti a casa, è quello che conta. Tra poco vedremo anche un ampio servizio sulla partita SEAP Aragona-Pedara, le interviste post-gara, poi la classifica, il prossimo turno, ma adesso una pillola sulla partita, il derby di promozione di calcio Racalmuto Olimpica Acragas. Comincio con Giulio Castaldo, i vincitori. L'Olimpica Acragas ha vinto 3-1, primo tempo 3-0, nella ripresa il Racalmuto è uscito fuori la distanza e ha messo in difficoltà l'Olimpica Acragas. Giulio Castaldo, la, sì, pillola sulla partita. Sì, come hai detto tu, diciamo che è stata una partita dai due volti. Il primo tempo penso che abbiamo sbagliato poco e siamo stati bravi a sfruttare magari qualche errore della squadra avversaria alle nostre occasioni. Poi al secondo tempo invece siamo un po' calati, merito anche alla squadra del mister che è venuta fuori, giustamente doveva reagire a un primo tempo in cui noi siamo stati in vantaggio per 3 reti, ci hanno, diciamo, impegnato e sono stati bravi a uscire fuori. Alessandro De Caro, tecnico della Libertas Racalmuto, avete regalato un tempo all'Olimpica Acragas e poi nella ripresa hai sistemato la squadra e la tua squadra è riuscita a mettere in difficoltà la corazzata Olimpica Acragas. Alessandro. Sì, mi hai detto bene tu, come ha detto anche Giulio, il primo tempo... tre episodi, tre regali, loro sono stati molto molto bravi, squadra esperta, cinica, ha sfruttato al meglio sia gli errori, a mio avviso, arbitrali, quindi di Terna,
errore nostro individuale, perché il primo gol nasce da un traversone da parte loro, noi recuperiamo con Restivo in diagonale, solo con la palla tra i piedi, anziché buttarla, ha cercato di fare il dribbling, ha perso la palla e poi hanno messo la palla in mezzo e poi da lì è nato il gol, meritatamente. L'Agragas è una squadra che deve vincere e io gli auguro di poter vincere tutte le partite, così ci regala questa bella soddisfazione a noi grigentini. Noi abbiamo fatto il nostro meglio nel secondo tempo, sistemato la squadra. Prima eravamo con un 4-3-3 molto sbilanciato, poi ho messo un 4-2-3-1 con due mediani a difesa, diciamo, della difesa, perché noi giochiamo con la difesa molto molto alta. Vedi i gol sul centimetro del fuorigioco, perché la mia squadra l'abituo a giocare con i difensori che vanno oltre la metà campo. Se noi guardiamo i numeri, l'Agragas non è mai arrivata con i difensori oltre la metà campo. Io ho rivisto la partita, sia i due centrali che i due esterni sono rimasti bloccati, ben così, perché sono stati bravi con i tre centrocampisti, uno in regia e due interni, con i tre attaccanti, prendevano palla, la lavano gli attaccanti e cercavano di farci male. Hanno fatto bene il primo tempo, nel secondo tempo siamo stati molto molto bravi noi, li abbiamo anche chiusi, abbiamo avuto anche delle occasioni, è stato molto molto bravo Gino Casella a neutralizzare i tiri di Cosima e di altri ragazzi. Alla fine, bene così, ha vinto l'Agras, bravi loro che hanno vinto, noi siamo bravi, dobbiamo uscire fuori da questa situazione, ci salveremo. Tra poco vedremo un ampio servizio sul derby Racalmuto-Olimpica-Akragas e poi anche le interviste post-gara, intervista al neopresidente dell'Olimpica-Akragas, il medico tifoso Totò Bottone. Ma adesso vediamo i primi risultati, cominciamo con il campionato di Serie D, girone I di calcio. Castrovillari-Acireale 1-1, Gela-Marsala 2-2, Messina-Turris 1-0, Igea-Virtus-Locri 1-1, Nocerina-Messina 0-1, Palmese-Cittanovese 1-3, Portici-Bari 0-3, Roccella-Rotonda 1-0, San Cataldese 2-0. Per questa classifica in testa il Bari con 36 punti, lanciato verso la Serie C, poi Turris 27, Marsala 23, Nocerina e Palmese 22, Gela 21, Cittanovese 20 punti, Portici, San Cataldese, Locri, Castrovillari, Troina 18, Acireale, Roccella, Città di Messina 16, Messina 12, Igea Virtus 10, Rotonda 6 punti in classifica. Vediamo i primi servizi in scaletta per quanto riguarda la Serie D. Adesso vi proponiamo Gela Marsala 2-2, Troina San Cataldese 2-0. Due bellissime partite. Partita bella, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con il Gela che si è proposto nel solito 4-3-3. Dopo appena 4 minuti subito Gela in avanti con Mauro che prova a concludere, è stato bravo il portiere Giappone ad evitare la rete dell'1-0. Dopo appena 2 minuti, grandissima palla gol per il Marsala con Manfre che si invola fino all'area di rigore e sfiora il gol con il portiere Castaldo che non ci sarebbe mai arrivato. Dopo appena 1 minuto, cioè al settimo, è Polito per il Gela che si fa vedere in avanti, aggancia bene in area di rigore ma sbaglia la conclusione. Al 22esimo ancora Giappone, grande protagonista della partita, c'è il tiro a volo di destro da parte di Soue. E il portierino del Marsala riesce ad evitare la rete con i pugni, nessuno ne approfitta del Gela. Al 29esimo la partita si sblocca, c'è il gol del Marsala, lo segna Manfre di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Lonigro. Manfre, tra l'altro, uno degli ex di turno insieme a Candiano e Balistreri. Il Gela non riesce a reagire e bisogna aspettare il secondo tempo per rivedere la formazione bianco-azzurra in attacco. Dopo appena 1 minuto c'è la girata spettacolare ma poco produttiva di Soue per il Gela. All'ottavo ci prova invece il centrocampista Mannoni. Il suo tiro non sembra irresistibile ma Giappone commette una mezza papera e si salva però in calcio d'angolo. Al 9º minuto vibranti proteste del Gela contro la direttrice di gara per un gol che è sembrato regolare annullato a Soue. Al 16º ancora proteste in casa bianco-azzurra perché Candiano se ne va in area di rigore, sembra non poter ormai concludere. Lo tocca forse Castaldo, calcio di rigore per il Marsala e giallo per il portiere bianco-azzurro. Dagli 11 metri Balistreri però si fa ipnotizzare da Castaldo che riesce ad evitare il gol e deviare ancora in calcio d'angolo. Cominciano una serie di cambi, esce anche Giuliano Alma infortunato per il Gela.
Al 32esimo l'ex di turno Candiano se ne va da solo in area di rigore, potrebbe chiudere la partita, ma c'è ancora un miracolo di Castaldo che nulla però può fare al 33esimo quando Galfano segna il gol del 2-0. Ancora proteste vibranti del Gela perché c'era in precedenza un fallo su Sowe non rilevato. La gara diventa nervosa, il Marsala si convince di aver già vinto e invece il Gela la pareggia in appena due minuti. Al 40esimo Ragosta accorcia le distanze direttamente su calcio di punizione e dopo appena un minuto, e cioè al 41esimo, ancora Sowe, questa volta di testa, azzecca l'angolo opposto. Nulla da fare per Giappone e incredibilmente il Gela va a pareggiare sul 2-2. Le emozioni però non sono finite perché al 44esimo viene espulso il portiere Castaldo, uscito a valanga fuori dalla propria area di rigore. E dopo 5 minuti di recupero finisce il match 2-2. Quattordicesima giornata al Silvio Proto di fronte Troina e San Cataldese, rosso-blu alla prima senza Piuca che in settimana ha lasciato Troina di comune accordo con la società, il capitano è Ademo. Davanti Musso fa coppia con Ferreira, Boncore schiera Ios nella linea difensiva a 3 con Ruano e Bonfini. Mascara opta per un 4-2-4 che in fase difensiva diventa 4-4-2. In mezzo al campo con Di Stefano c'è l'ex Leonfortese calabrese, il rientrante Sicurella inizialmente in panchina, dirige Russo di Torre Annunziata. Troina subito arrembante, Ferreira protegge bene palla e scarica dietro per Saba, tiro alto. Ci prova da fuori ancora Ferreira, bravo Franza ad allungarsi e a mettere in angolo. Al 20esimo lancio di Ferreira per Musso, Longo in vantaggio ma l'attaccante rossoblu non demorde, ruba palla e la deposita all'angolino, 1-0 Troina, in gol ancora il centravanti di proprietà del Trapani. Mascara pensieroso in panchina, per vedere la sua squadra bisogna attendere il finale di tempo. Prima una punizione di Ficarrotta neutralizzata da Polizzi, poi la combinazione Bruno Di Stefano e ancora Bruno con una palla dentro, toccata proprio da Polizzi, Aloia botta sicura, Ruano respinge in scivolata, secondo gli ospiti con un braccio, ma non secondo l'arbitro che effettivamente ha ragione, la palla colpisce il gluteo dello spagnolo. Sportività in mezzo al campo con Aloia a terra dopo un contrasto con Jos che si chiarisce così con Capitan Di Marco. A inizio ripresa a invocare il rigore il Troina per un contatto Calabrese-Ferreira, ma anche stavolta Russo lascia correre. Mascara non contento dei suoi avanti si gioca le carte Sicurella, Maimone ed Elagica Team, ma è ancora il Troina ad attaccare, cross dalla destra di Boscaglia, respinge di testa Di Marco e gran botta al volo di Sisei che tocca il palo e si infila per il 2-0 del Troina, grandissimo gol del numero 7 rossoblu. Gli ospiti provano a reagire, Polizzi resta giù dopo un contatto con Elagica Team, Sicurella la mette dentro e Ficarrotta non c'entra, la porta sguarnita. L'arbitro va a chiarirsi con i giocatori del Troina che volevano il gioco fermo con Polizzi giù per terra. Ci prova ancora due volte Ficarrotta, prima è super Polizzi a respingere aiutato dal palo. Poi la punizione del numero 10 ospite che finisce di pochissimo a lato. Boncore catechizza Boscaglia, manca ormai poco al traguardo. Problemi fisici intanto per uno dei migliori in campo, Sisei costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo e a lasciare il posto a Gomez Guerra. Nel finale anche Locascio per un applauditissimo Jos, ottimo anche da difensore. Non c'è più tempo, finisce 2-0, il Troina aggancia la San Cataldese in classifica, quota 18, prestazione da incorniciare in vista della trasferta di Bari, tanto entusiasmante quanto difficile. E adesso vediamo il prossimo turno del campionato di Serie D Girone I, queste le gare in programma, mercoledì prossimo 12 dicembre, Bari-Troina, Castrovillari-Igea-Virtus, Città di Acireale, Città di Gela, Cittanovese-Nocerina, Locri, Città di Messina, Marsala Calcio-Portici, Messina-Roccella, San Cataldese-Rotonda, Turris-Palmese.
E adesso ancora calcio, campionato di eccellenza, girone A. Questi i risultati: Castellammare, Cus Palermo 2-1, Sant'Agata, Mazzara 1-1, Dattilo Noir, Partinica Audace 3-0, Geraci, Canicattì 0-0, Licata batte Profavara 3-1, Mussomeli batte Castelbuono 3-1, Parmonval, Alcamo 1-0, Marsala batte Caccamo 2-0. Cambia il vertice della classifica, in testa c'è adesso il Licata con 34 punti, Canicattì 33, Sant'Agata 28, Mazzara e Dattilo Noir 26, Parmonval 24, Geraci 22, Alcamo 21, Castellammare 18, Mussomeli e Marsala 17, Cus Palermo 14, Partinica Audace, Profavara 9 punti, Caccamo 7, Castelbuono 2 punti in classifica. Per l'eccellenza vi proponiamo i servizi sulle partite Licata Profavara 3-1, un derby molto molto bello con tanti gol. Vediamo gli highlights. Valenti che spiove nella zona di Cannavò, corpo a corpo, poi San Giorgio, conclusione dalla distanza che si perde alta di poco, ma è la prima occasione che annotiamo al nostro taccuino. Firingelli alla battuta, pallone che arriva basso, è uno schema, conclusione di Iannello altissima sulla traversa. Stai stopparlo, spalle alla porta, serve Rizzo. Quasi area di rigore, Rizzo va in via in velocità, entra in area di rigore, pallone crossato all'altezza del primo palo, anticipato Assenzio che aveva provato l'incursione. San Giorgio con Rizzo che poi riesce a mettere in movimento Cannavò, è avanti Cannavò rispetto a Sanè, non c'è fallo però per il direttore di gara, fa vedere la propria prestanza fisica il centrale, poi Assenzio limite dell'aria, Assenzio può concludere, lo fa, centrale Chimenti blocca. La linea aerea delicata, convinto, arriva il pallone in area di rigore, stacco di testa di Maltese, anzi no, di Leandro Rizzo che si perde alto di poco, ma questa era una grande occasione per il Licata, vicinissimo al vantaggio. Iannello, lancio lungo con Spina che riesce a mettere a terra il pallone, va a concludere anche Spina, un tentativo molto interessante quello del numero 7 del Profavara, questa che praticamente salta tutta la linea di metà campo del Profavara e apre il campo. Rizzo, area di rigore, può crossare Rizzo, pallone sul secondo palo, Cannavò non riesce a trovare l'impatto vincente, Cannavò testa però sul secondo palo a corrente, cross che arriva ancora limite dell'aria, Assenzio si coordina, conclude centrale, grande occasione per il Licata che non è riuscito a trovare la via della rete. Firingelli alla battuta, pallone che spiove all'altezza dell'area di rigore, Iannello si coordina, pallone che poi viene toccato da Maltese con una mano e calcio di rigore per il Favara, arriva anche il cartellino giallo per il capitano gialloblu, un tentativo che era ormai destinato verso le braccia di Valenti, quello di Iannello, toccato con una mano di Noliot dal dischetto a Firingelli. Parte la sua rincorsa, destro che si insacca alle spalle di Valenti, Profavara in vantaggio al 28esimo. La sfera giocata buona verso Rizzo, palla bassa sul primo palo, Firingelli però riesce ad intervenire e a troncare una minaccia, poi fallo tattico di Convitto, cartellino giallo, era già ammonito Roberto Convitto, arriva il secondo cartellino giallo, Licata che rimane in 10, espulso Roberto Convitto. Mentre Testa riesce a entrare in area di rigore di forza, Testa conclude e la palla attraversa tutta l'area di rigore e si perde larga del direttore di gara. Mentre Rizzo accede ai tempi, riesce ad arrivare sul fondo, può crossare Rizzo, arriva un cross in area, fallo di mano e c'è calcio di rigore anche per il Licata, fallo di mano, ingenuo, lo dobbiamo dire, da parte di King, il direttore di gara. Consueta rincorsa da parte di Antonino Cannavò, cantra di destro, il destro, la rete, il Licata pareggia, ha segnato Cannavò, è 1-1, al sesto minuto della ripresa. Attenzione a Davide Testa, area di rigore, Testa scavalca anche il portiere, salvataggio sulla linea da parte di Di Marco che evita un gol fatto praticamente all'Licata in velocissima propulsione offensiva, resta lì, area di rigore, Rizzo ha il problema di saltare il proprio avversario diretto, va al cross, Chimenti, la branca impresa all'interno della propria area piccola, arriva in aria Assenzio di testa, fuori, fuori di pochissimo il colpo di testa di Assenzio, all'alzata ancora a campanile verso Testa, la posizione è regolare, Testa controllo difficoltoso, Assenzio limite dell'aria, conclude Assenzio, è un destro tracciante che viene però bloccato da Chimenti, però terminato in offside, allontana la sfera, Spina era già ammonito, rosso, rimane in 10 anche il Profavara, ingenuità anche in questo caso da parte di Spina, anche lui guadagna anzitempo gli spogliatoi, era già stato ammonito, rimane in 10 anche il Profavara.
palla in verticale verso Convito, passa, c'è testa, posizione regolare, testa, molto defilato però, appoggia Perrizzo che si coordina male, anzi era Assenzio, non trova la porta. Offensiva adesso costante, Enea, buona la giocata di Enea, che riesce anche a servire San Giorgio, area di rigore, palla in mezzo, che resta lì, e il Licata in vantaggio, ha segnato Roberto Assenzio, 2-1 del Licata, ha segnato Assenzio, il Licata la ribalta, quelli del Favara, Cannavò, riesce a servire testa, non si chiude il triangolo, Assenzio, limite dell'aria, due volte, Assenzio, tiene il pallone su, ancora, va al cross, secondo palo, testa, rete, Davide Testa torna al gol, e il Licata serve il tris con Davide Testa, partita in ghiaccio, gioco, partita, incontro. Abbiamo già commentato questo 3-1 con cui il Licata, adesso sì, ufficiale, supera il Pro Favara. Torno da Alessandro De Caro e poi anche Giulio Castaldo per commentare l'eccellenza Girone A. In testa c'è adesso il Licata, sorpasso e controsorpasso con il Canicati. Che bel campionato per le due grigentine, Alessandro. Sì, come ho detto l'ultima volta che ero in trasmissione, sarà una lotta a tre tra Licata, Canicati e Sant'Agata. Sono le squadre, a mio avviso, più organizzate e che hanno anche un buon organico. Il Licata è secondo me molto più tecnico rispetto a Canicati. È una squadra costruita molto bene, se la giocheranno sul filo di lana queste tre squadre, se la giocheranno a fine lana, e credo che il Licata, se non smantellano, credo proprio di no, perché vogliono risalire la china e arrivare nel campionato importante come la Serie D, alla fine sarà un testa a testa tra questi due e Sant'Agata, che si può inserire. Ricordiamo che il Canicati ha anche la Coppa Italia per accedere in Serie D e in semifinale la squadra biancorossa. Giulio Castaldo, che bel campionato di eccellenza con tante squadre a contendersi il salto di categoria, tre formazioni in particolare, ma attenzione anche alla Mazzara, in netta crescita. Sì, diciamo che più o meno sono d'accordo col mister, nel senso che secondo me la differenza la farà questa settimana in cui il mercato è ancora aperto. Legata si capirà un po' chi veramente vorrà vincere il campionato. Legata già si è rinforzato prendendo Roberto Assenzio, che è un giocatore per la ex categoria. Agragas. Veramente molto forte, il Canicati penso si muoverà, quindi questa settimana per me sarà decisiva, secondo me. E vedremo, il Licata già l'anno scorso ha provato questo salto di categoria, penso sia quella più indiziata per vincerla, però ancora il campionato è lungo, quindi vedremo. Staremo a vedere. La cura Sclafani comincia a dare i primi importanti frutti in casa Mussomeli, i rossoblu battono sul neutro di Campofranco 3-1 il Castelbuono, Mussomeli che si è rafforzato in questo mercato di riparazioni, vediamo il servizio. È subito il Mussomeli di Accursio Sclafani, il nuovo allenatore dei rossoblu rilancia le ambizioni della squadra nissena che batte nettamente il Castelbuono sul neutro di Campofranco. 3-1 il risultato finale al termine di una partita dominata fin dalle prime battute. Importante anche l'innesto dei nuovi acquisti, Ciancimino, Panepinto, Alba e Chiparo, giocatori che hanno dato vitalità e concretezza al gioco del Mussomeli. Il Castelbuono è sceso in campo in formazione largamente rimaneggiata con tanti juniores. Alla mezz'ora il vantaggio del Mussomeli con Fabio Messina servito da Cosimo Panepinto. Il raddoppio porta la firma del giovane Gianfrancesco Messina al 41esimo. Le altre reti nella ripresa. Al 64esimo ancora il numero 11 porta a tre le reti del Mussomeli. Nel finale il gol della bandiera del Castelbuono con Duro. Prossimo turno nel campionato di eccellenza Girone A, le gare della 15ª giornata, Alcamo Sant'Agata, Cus Palermo Geraci, Canicati Dattilo Noir, Mazzara Licata, Caccamo Castellammare, Parti di Caudace Mussomeli, Castelbuono Parmonval e Pro Favara Marsala. Alessandro De Caro, Mazzara Licata e il big match della prossima di campionato, come la vedi questa partita? Vince Licata a Mazzara. Vince Licata perché è più squadra rispetto a Mazzara. Mazzara ha avuto dei cali impressionanti, anche se adesso si va riprendendo, è una squadra altalenante, quindi alla fine la spunterà il Licata. Mentre per quanto riguarda la sfida Canicati Dattilo, Giulio Castaldo, il Canicati in casa non dovrebbe fallire l'appuntamento con i tre punti se vuole tenere il passo del Licata. Penso che dopo il pareggio a Geraci sono chiamati appunto a una prestazione importante il Canicati, quindi la doppia favorita, e credo che riusciranno a centrare la vittoria.
Jacqueline Donassimento, torniamo a parlare di pallavolo femminile, la Sea Paragona che continua la rincorsa al Santa Teresa di Riva. Che campionato è quello di quest'anno in Serie B2, Jacqueline? Per me è anche è il tuo primo anno in Serie B2. Tra poco racconteremo anche qualche particolare della tua carriera pallavolistica, perché sei nella pallavolo un po' per sbaglio. Sì. Tra poco ne parleremo. Comunque, come ti sembra questo campionato dal punto di vista tecnico e anche tattico? Beh, è un campionato che noi abbiamo, cioè le nostre ambizioni sono chiare, sì. Dobbiamo vincere questo campionato, però succedono, io, mio marito è calciatore, io Bruno so Vicente, che sì, salutiamo Vicente. Affettuosamente, ex Akragas, sì. Adesso con la maglia della Juve Stabia, che sì. Tra l'altro ha vinto 2-1 contro il Trapani, sì, tu hai visto la partita, segui sempre le partite della Juve Stabia, sì, sì. Ci mancherebbe, sì, deve essere così. Anche Bruno segue le nostre partite in diretta. No, certo, la mia famiglia streaming. Tutti seguono. Anche in Brasile. Comunque, come sono da questo tempo che sono con lui, so che anche i campionati sono così, a volte puoi vincere contro la prima e perdere contro l'ultima, quindi è un campionato che bisogna avere pazienza. Noi abbiamo perso una partita contro il Santa Teresa, però dobbiamo avere piedi per terra, umiltà, rispettare, cioè lavorare ogni settimana, rispettare l'avversario che è dall'altra parte e cercare di fare il nostro meglio sempre e portare i 3 punti a casa. È quello che secondo me sembra questo campionato. Ricordiamo un po' la gara contro il Santa Teresa di Riva, alla sì. Terza di andata, sì. Due assenze pesanti in casa SEAP, due titolari, Don Nascimento qui in studio e anche l'altra Camilla. Tua amica connazionale, sì. Camilla Macedo. Questo un po' ha inciso sulla sconfitta della SEAP Paragona, perché la pallavolo poi è uno sport dove il singolo riesce a volte a fare la differenza. Sì, a volte può dare contributo, però alla fine è la squadra, cioè il lavoro sì. Lì della squadra che vince. Ovvio che non possiamo dire che questo è stato il motivo della sconfitta, però in allenamento siamo sempre insieme, ci alleniamo sempre insieme, poi arriva il giorno lì della gara e manca lì una all'altra, quindi un pochettino possiamo dire che è mancata, diciamo. Adesso con la squadra al gran completo è tutta un'altra storia. Quinta vittoria di fila, come detto, uh-huh. per 7 volte avete vinto con il massimo scarto 3-0. È tutta un'altra sì. Musica adesso rispetto infatti, all'inizio di campionato, quando mancavate sia tu che Camilla sì, Macedo. Purtroppo io mi sono infortunato, ho avuto uno strappo e sì. Sono stata 5 settimane che fuori. Ti ha rimesso in sesto il fisioterapista Agostino Capraro, sì, molto infatti. Molto bravo. Agostino e Pasquale. E Pasquale, sì, fratelli sì. Creparo. Bene, sì. Prossimo turno ne parleremo tra qualche istante, okay. Andremo a Termini Imerese contro la squadra palermitana, sì, dove sì. C'è Tatiana Lombardo, tra l'altro, ex Akragas Volley, c'è anche Tommaso Pirrotta, un coach molto molto esperto per la categoria. Torno da Irina Padario per parlare della pallamano Girgenti. Come nasce questa squadra femminile ad Agrigento? Allora, questa squadra era già presente negli altri anni, molto tempo fa, solo che si è persa. E adesso, 2 anni fa, abbiamo deciso di rimetterla insieme, sì. Che eravamo solamente 2 ragazze. E alla fine siamo riuscite a coinvolgere molte più ragazze, siamo riuscite a fare la squadra che abbiamo iniziato con l'Under 18, e poi l'anno scorso abbiamo continuato con l'Under 19 e quest'anno siamo con la 2. Di che livello è la squadra? Tecnicamente una squadra che può migliorare nel corso sì, della stagione, ricordiamo sì, il coach Lillo Gelo, grandissimo esperto di pallamano, anche giovanile. Sì, la nostra squadra è una squadra che continua sempre a migliorare. A crescere. Sì, sì. Noi puntiamo sempre su questo, oltre nelle partite noi principalmente noi sappiamo che magari non le possiamo vincere tutte, però il nostro obiettivo principale è migliorarci e crescere. State programmando la prossima stagione con la speranza di vincere magari sì, qualche sì. Partita, perché per adesso siete ferme a 0 punti. Sì. 9 sconfitte consecutive, ma ci può stare per una squadra nata praticamente dal, sì, sì. Dal nulla in un campionato molto difficile come quello di Serie 2. Sì. Passiamo adesso alla pallacanestro maschile, campionato di Serie A2, la giornata numero 11. Vediamo i risultati: ha perso la Fortitudo Moncada Agrigento, ha perso anche la 3ª sconfitta di fila la capolista Virtus Roma, che domenica sarà di scena al Pala Moncada. Vediamo i risultati.
Leonis Roma, Capo d'Orlando 81-93. Latina Legnano 84-81, Tortona Biella 73-85, Rieti Bergamo 72-68, Virtus Cassino Treviglio 91-85, Siena Virtus Roma 79-74, Casale Monferrato batte Fortitudo Agrigento 66-56, Trapani Scafati 95-87. Vediamo la classifica, in testa c'è sempre la Virtus Roma con 16 punti, poi Rieti, Agrigento, Bergamo, Casale Monferrato a quota 14, Bergamo deve ancora recuperare una partita, Latina, Capodorlando, Leonis Roma 12, Siena 11, Treviglio, Biella, Trapani 10 punti, Scafati 8, Tortona 6, Legnano 4, Virtus Cassino 2 punti in classifica. Come detto, sconfitta esterna per il quintetto di coach Franco Ciani contro una grande del campionato Casale Monferrato. Ascoltiamo Ciani nel post gara. Abbiamo fatto una partita di grande mentalità, di grande attenzione. Abbiamo giocato la nostra pallacanestro di questo periodo per i primi 30 minuti, 32, 33 minuti. Dopodiché ci siamo spenti, questo spegnersi si è espresso in una minore lucidità offensiva dove abbiamo cercato più giocate individuali e abbiamo abusato del tiro perimetrale in certi momenti e si è concretizzata in una minore attenzione sul tiro a tre punti, ovviamente, che è stato quello che ha piegato la partita dal lato di Casale, nel senso che nonostante fosse una partita dove le difese hanno sempre prevalso fondamentalmente sugli attacchi, è chiaro che in un contesto di una partita che finisce 66-56, 3-4 canestri da 3 consecutivi in un certo momento, la partita la spaccano, se tu li sbagli e i tuoi avversari li segnano, è chiaro che poi l'equilibrio viene definitivamente rotto, soprattutto a così poco dalla fine. Quindi insomma, sintomaticamente insomma, abbiamo subito credo 42 punti nei primi tre quarti e 24 nell'ultimo quarto, quindi è evidente che la differenza è stata lì nella nostra incapacità nel finale di tenere gli uno contro uno senza concedere il tiro perimetrale, e dall'altro lato abbiamo dimenticato i nostri lunghi e ci siamo forse sclerotizzati, ecco, su questi arresti e tiri, su questi tiri che ci hanno portato a poco. Ecco, nell'ultimo quarto non siamo stati né lucidi né brillanti, capita, sentivo prima il mio collega Mattia che parlava dei giovani, eccetera. Insomma, oggi noi, stante l'assenza di Evangelisti, abbiamo una squadra che ha un'età media di 21,8 anni ed è evidente che in certi momenti questa cosa è possibile anche pagarla, nel senso che magari dei giocatori più esperti in quei momenti la possono vivere in modo diverso, però va bene così, insomma, dobbiamo imparare dai nostri errori e dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che siamo venuti per 30 minuti a Casale Monferrato a giocare la nostra pallacanestro e siamo stati davanti anche di 12 punti a Casale Monferrato, da lì dobbiamo ripartire per non giocare l'ultimo quarto in futuro altre volte. Ma sicuramente è una squadra solida, che oggi ha dimostrato di essere solida anche in una partita non brillante, in una partita in cui gli avversari sono stati avanti quasi costantemente, ha avuto la forza di reagire e la lucidità di arrivare nei finali permettimi un termine in accezione positiva, con un cinismo e una lucidità esemplari, quindi questo è un segnale di un gruppo che lavora insieme, che ha fiducia e che si affida magari in certi momenti all'uno o all'altro, perché qualche canestro di individualità c'è stato anche in quel momento, ma insomma in quelle situazioni spesso questi canestri di individualità, di libera iniziativa, sono importanti e hanno un loro peso specifico importante. E adesso vediamo il prossimo turno del campionato di Serie 2 di basket maschile. Come detto, domenica il big match al Pallamoncada, ore 18, Agrigento contro l'attuale capolista Virtus Roma. Ecco le gare in programma. Bergamo Virtus Cassino, Leonis Roma Rieti, Legnano Tortona, Treviglio Latina, Capodorlando Siena, Fortitudo Agrigento Virtus Roma, Scafati Casale Monferrato, Biella Trapani. E torniamo al calcio, ancora campionato di promozione, entriamo nel dettaglio della partitissima Racalmuto contro Olympic Akragas, vediamo il servizio e poi i risultati.
Basta un tempo, il primo all'Olympic Agragas, per aggiudicarsi l'intera posta in palio contro i padroni di casa della Libertas. Racalmuto, la squadra di Giovanni Falsone vince con merito 3-1, sfruttando in pieno i tanti errori della difesa azzurra. L'11 di Alessandro De Caro invece ha disputato un gagliardo secondo tempo, impegnando più volte il portiere Gino Casella. Ma andiamo con ordine, si gioca a porte chiuse senza la presenza degli spettatori a causa della inagibilità, per l'unica tribuna presente allo stadio La Mantia. I chiassosi tifosi del Racalmuto, oltre una cinquantina, seguono la partita dall'esterno della struttura dietro la porta di Casella. Sono presenti anche i sostenitori, ospiti, una ventina, che trovano spazio accanto agli spogliatoi. Grigio il derby, Nicolò Melodia di Trapani. L'Olympic Agragas è senza il difensore armenio, che ha lasciato il club per motivi economici. Ci sono invece due nuovi acquisti, il centrocampista Maniscalco e l'esterno offensivo Cimino. Il Racalmuto, con tanti giovani in campo, è privo di Luca Stagnito, passato alla Gattopardo. La partita è subito dominata dalla squadra in maglia rossa, l'Olympic Agragas. La Gargantini dette noleggia a centrocampo e attaccano molto su entrambe le corsie. La difesa di casa entra presto in difficoltà. Al quarto ci prova Falsone di testa, palla alta sopra la traversa. Al minuto 8 Cimino di sinistro prova il tiro a giro senza fortuna. La squadra di casa ci prova con Cosima, conclusione centrale para Casella. Al 15° altro angolo per l'Olympic Agragas, calcia Cimino e palla sulla traversa, poi Kujabi non riesce a buttarla dentro. Le Furie Rosse attaccano a sprombattuto e al 23° riescono a sbloccare il derby. Il Racalmuto perde palla in maniera ingenua, ripartenza micidiale degli ospiti. Falsone calcia a botta sicura, campione salva sulla ribattuta, si avventa Cimino che gonfia la rete. Vantaggio meritato per Olympic Agragas. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a creare pericolo alla porta di Casella, ospiti sempre più padroni del match. Al 38° l'Olympic Agragas mette in ghiaccio la vittoria. Falsone, forse in fuorigioco, si invola verso la porta di Melisenda, passaggio al centro per Sant'Angelo. Macino intercetta e realizza il più classico degli autogol. Sulle ali dell'entusiasmo, la squadra di Giovanni Falsone continua ad attaccare. Al 43° ecco il terzo gol. Campione tiene in gioco Sant'Angelo. L'attaccante corre verso la porta di Melisenda. Poi serve Tanio Falsone, che dopo un dribbling di troppo riesce a buttarla dentro. 0-3 e partita praticamente finita nel primo tempo. Il secondo tempo è di chiara marca racalmutese. L'Olympic Agragas gestisce il triplo vantaggio, correndo però parecchi pericoli. E allora sale in cattedra il portiere Gino Casella. Al 53° Cosima impegna severamente il numero 1 Cragantino, che si rifugia in angolo. Al 65° punizione di Cosima, poi Anelli non riesce a superare l'attento Casella. Al 71° ancora Casella è protagonista di parate capolavoro su Cosima, la prima di piede e poi con un colpo di reni sensazionale. Soltanto nel finale il Racalmuto riesce a segnare il meritato gol della bandiera. All'80° campione, calcio di precisione e palla che si insacca sotto la traversa. Davvero un bel gol. Il forcing finale dei padroni di casa non cambia il risultato finale. Tre punti importantissimi per l'Olympic Agragas in corsa per la promozione in eccellenza. Il Racalmuto invece rimane in zona play-out. Finisce qui la partita. Vince nettamente l'Olympic. Prima di commentare la partita vediamo il quadro dei risultati del campionato di promozione, giornata numero 14, queste le gare nello scorso weekend. Don Bosco Partinico, 5 Torri Trapani 0-3, Gattopardo Monreale 0-2, Camarat Salemi 1-1, Racalmuto Olympic Agragas 1-3, Marineo Misilmeri 1-0, Vallelunga Albatros del Carafriddi 2-0, Villabate Balestrate 0-0, Vis Borgo Nuovo Casteltermini 0-3. Prima di parlare di Racalmuto Olympic Agragas, Alessandro De Caro, questi risultati rispecchiano un po' quello che si è programmato durante la settimana. A sorpresa il Salemi pareggia contro il Camarat di Renato Maggio 1-1, Salemi in vantaggio, poi il pari del Camarat. Alessandro, i risultati, il commento. Credo di sì, mi sorprende il pareggio del Camarat, perché la davamo tutti per morto, invece la squadra di Renato Maggio e l'amico Renato Maggio, con i ragazzi schierati in campo, ha dato prova di forza, ha frenato la capolista, tra l'altro passando in vantaggio e avendo pure l'espulsione di De Marco, l'autore del gol, sì. E quindi giocavano in 10. Ben per loro, sono contento per Renato Maggio e con tutti i ragazzi di Cammarata. Continuate così, anche se è una mia concorrente per la salvezza. Auguro tanto, tanto bene al Camarat.
Giulio Castaldo, Casteltermini che continua un po' a essere la sorpresa di questo campionato di promozione girone A. Casteltermini che ha vinto fuori casa 3-0 contro il Vis Borgo Nuovo, una squadra che lotta per la salvezza. Giulio, i risultati, il tuo commento? Sì, il Casteltermini non direi sorpresa perché comunque ha gente come Carmelo Argento, che saluto, come Stefano Piazza, quindi gente di categoria, anzi, secondo me con questa categoria c'entrano ben poco. Chiaramente la partita contro il Borgo Nuovo sembra una partita giocata fuori casa, magari si dà per scontato questa vittoria, ma non è mai facile vincere. Il Salemi mi ha sorpreso sicuramente, e poi lo scontro tra San Ciro e Misilmeri, che San Ciro ha vinto all'ultimo minuto, quella è stata per me una sorpresa, perché il Misilmeri è una compagine molto, molto forte. E allora parliamo adesso di Racalmuto Olimpicacres, torno Alessandro De Cara ancora per commentare questa sconfitta della tua formazione. Come detto, una squadra imbottita di giovani che nella ripresa ha tenuto testa alla formazione acragantina. Cosa è mancato nel primo tempo alla tua squadra? Ovvero tanti gli errori in fase difensiva, però pochi tiri in porta della tua formazione. Una sola chance con Cosima, parata poi di Casella. Sì. Nel primo tempo, Alessandro. Cosa è mancato? Non direi, a noi manca l'esperienza. Questo che manca, giocare contro l'Agragas, anche se io l'ultimano ho preparato in maniera tranquilla, dando tranquillità e serenità al gruppo, dicendo che è una partita come tutte le altre, però alla fine un ragazzo che non ha mai giocato a calcio, che non ha mai calcato un campo anche di promozione e che si trova davanti il blasone Agragas, anche se non è più l'Agragas della C, quei colori bianco-azzurri, e la storia la sento un po', infatti è venuto a mancare quel giocatore che per me è il nostro fuoriclasse, che è Mendolia, è un ragazzo del 99 che spacca le partite, l'ha sentita moltissimo. Quindi la nostra gioventù è mancata nel primo tempo. E poi l'esperienza, ripeto, del centrocampo dell'Agragas, con i Marpioni in difesa, hanno saputo tenere bene la riga della difesa, dicevo poco fa, non sono mai saliti oltre la metà campo, cioè loro, che se ne dica, ci temevano, e il rispetto della squadra avversaria nei confronti di chi affronti, no? Questo mi fa onore e fa onore a loro per quanto riguarda la partita. Hanno vinto meritatamente perché hanno sfruttato al meglio le occasioni. Giulio Castaldo, era questa la partita che vi aspettavate? Allora, premesso che noi rispettiamo tutti, perché non possiamo permetterci cali tensione come è successo nel secondo tempo. Questo è quello che dobbiamo migliorare, e sicuramente in settimana ci torneremo, perché non possiamo regalare 45 minuti all'avversario. Siamo l'Acragas, ma le partite vanno giocate e vanno vinte sul campo, quindi sicuramente cercheremo di migliorare sotto questo punto di vista. Impatto importante, Giulio, sulla partita dei due nuovi acquisti dell'Olimpicacragas, Leandro Civino, che ha fatto il primo gol, e anche Enrico Maniscalco a centrocampo. Sì, si sono aggregati questa settimana con noi, io già li conoscevo, con Leandro ho giocato un po' nei vari settori giovanili. Enrico non ha bisogno di presentazione, è un giocatore che ha fatto la D, sicuramente ci stanno dando una grossa mano. Speriamo che a questi si possano aggiungere altri elementi per fare un ulteriore salto di qualità. Mentre l'Olimpicacragas ha perso il difensore armenio, che per scelta personale ha lasciato l'Olimpicacragas. Ma questo a me non risulta, nel senso che domenica ha avuto, anzi sabato è stato male di salute, però faranno delle valutazioni insieme con la società, io so che domani verrà, quindi... Ah, questa è una notizia importante. Non so, le valutazioni... Per noi addetti ai lavori... Era fuori squadra, fuori rosa, per motivi economici avrebbe lasciato la formazione acragantina e si sarebbe accasato alla Pro Favara. Però se questa è la notizia dell'ultima ora, che la riporti tu, la prendo per buona questa notizia, ci mancherebbe. Posso dire dunque quello che so. Poi Armenio potrebbe tornare in casa acragantina, ed è un giocatore importantissimo, Alessandro De Caro. Per l'Olimpicacragas, un difensore che fa la differenza. Ma non è solo importante per l'Acragas, sarebbe importante anche per noi, anzi, magari ce ne fossero di armenio in squadra. È chiaro che... Anche perché ho visto anche un post, che non ripeto qui, di armenio, che certifica la sua partenza dall'Olimpia, un post su Facebook. Ma io dico sempre che le problematiche societarie, quello che esce fuori, bisogna crederci a metà.
È un problema loro, lo chiariranno, se il ragazzo vuole andare va, se vuole rimanere rimane, si mettono La speranza d'accordo. che possa Io mi tornare auguro che in possa casa olimpica, rimanere ragazzi. all'Agragas e mi auguro che l'Agragas possa vincere dopo la nostra tutte le restanti 16 partite. Parli così perché sei un tifoso Non solo dell'Agragas. per quello, perché ci darebbero una mano pure a noi, no? Battendo le nostre concorrenti a partire da domenica. Torniamo allo stadio di Regalmuto per ascoltare le interviste post-gara. Abbiamo intervistato il neopresidente Totò Bottone dell'Olimpica Akragas, poi i due allenatori. C'è anche De Caro che a caldo analizza la partita. Ascoltiamo Falzone, De Caro e Bottone. Via. Davvero un bel debutto per il neo presidente dell'Olimpica Akragas, il dottore Totò Bottone. 3-1 della tua Olimpica Akragas, però qualche sofferenza nella ripresa, perché? I ragazzi forse in virtù del risultato del primo tempo, che largamente a vantaggio nostro, 3-0, un pochino hanno mollato, facendo sì che gli avversari, insomma, si spingessero un po' più avanti, hanno creato tanto e hanno raggiunto forse il gol meritato della bandiera, però dico, la partita era ormai conclusa nel primo tempo. E di auspicio per il futuro e l'appello che faccio ai tifosi, essendo io un tifoso più che un presidente, di venire allo stadio. La categoria è quella che è, ma dobbiamo venirci fuori tutti da questa categoria e lo possiamo fare soltanto con la forza, con l'entusiasmo e facendo avvicinare le persone che possono anche, da un punto di vista di liquidità, dare qualcosa in più rispetto a quello che possiamo fare noi. Perché dico, l'Agragas è un bene di tutti, è un bene della città, è il primo sport in Italia, è il calcio, ha un aspetto, una valenza anche sociale, per cui ci siamo scommessi con alcuni amici, rilevando quello che aveva fatto Giovanni Amico, tenendo in vita la fiammella dell'Agragas. Questa fiammella è più che mai viva e ora dobbiamo ravvivarla e dobbiamo risalire piano piano. Il campionato è iniziato, purtroppo, come sapete, non ci siamo presentati alla prima partita, siamo stati penalizzati, oltre alla naturale sconfitta, per cui è stata una corsa d'handicap tra mille difficoltà. Ora, con l'innesto di qualche nuovo elemento e dico, con la forza di tutti, speriamo di raggiungere quantomeno i playoff e giocarcela. Con l'auspicio che poi, se dovesse non andare benissimo quest'anno, buttiamo i presupposti perché dal prossimo anno si inizi una cavalcata che ci riporti dove il calcio d'Agrigento merita. Ecco. Come sarà sovvenzionata l'Olimpica Akragas? L'Olimpica Akragas viene sovvenzionato dai soci e dai sponsor. Io dico, ho lanciato un appello anche ai vecchi dirigenti, ai nuovi, a chi vuole spendersi per questa società. Siamo aperti a tutti, nel senso che non c'è una preclusione per nessuna cordata e per nessun singolo che voglia entrare e dare il suo contributo. Io sono un tifoso. Preferisco fare il tifoso più che il presidente o il medico della squadra come ho fatto oggi, perché a me piace vivere lo sport e il calcio dagli spalti. Per cui dico, benvengano nuovi sponsor, nuovi soggetti che possono dare di più di quanto possiamo dare noi e questo è l'augurio che faccio alla città. Per intanto domenica tutto allo stadio. Grazie. Avete regalato un tempo all'Olimpica Akragas e poi nella ripresa tutto un altro Racalmuto. Cosa hai detto alla squadra nello spogliatoio? Ho cambiato il sistema di gioco, ho giocato inizialmente col 4-3-3, ma il ragazzo non ha dato quella spinta che conosciamo, Mendolia, e non ha fatto il recupero al centrocampo. Però se vediamo le azioni, due nascono probabilmente da fuorigioco, anche se poi è nato l'autogol. Il primo gol l'abbiamo regalato noi perché palla a piede noi, uscire dalla difesa, abbiamo fatto un passaggio orizzontale e loro hanno fatto gol. Nel secondo tempo, ripeto, ho sistemato la squadra con 4-2-3-1, dando sostanza al centrocampo come due mediani, uno che sa benissimo toccare il pallone e l'altro che sa interdire, e ho spostato poi alla fine anche il difensore che ha fatto pure un gran gol, l'ho messo avanti giocando a tre. È chiaro che il secondo tempo, l'hai detto pure tu, abbiamo fatto un'ottima partita e alla fine hanno meritato perché sono più forti di noi, è giusto così, merito a loro che hanno saputo sfruttare tutte le occasioni che hanno avuto a loro disposizione, hanno fatto 3 gol, nulla da dire, noi siamo in una squadra di giovani che si deve salvare, ci stava il punteggio di perdere con l'Agragas, ripartiamo con tranquillità per come ho preparato la partita, perché questa non è fine di una guerra, ma è una battaglia. L'abbiamo persa, ma la guerra ancora non l'abbiamo persa. Ci siamo vivi e sicuramente io salverò questa squadra, con il sangue e con i denti stretti.
Un primo tempo perfetto della tua Olimpica Akragas che ha chiuso praticamente la partita, però nella ripresa la squadra ti ha fatto un po' arrabbiare, perché? Sì, vabbè, abbiamo gestito, abbiamo preso il gol e mi sono arrabbiato perché abbiamo preso il gol, abbiamo gestito la gara perché avevamo nel secondo tempo detto a Sant'Angelo, era diffidato di non esagerare nei confronti, poi Cimino è stato ammonito, Cimino non stava molto molto bene, lo stesso discorso di Enrico Maniscalco, da molto tempo che non si faceva i 90 minuti, però è normale, quando una partita 3-0 è chiusa mentalmente cerchi sempre di pensare all'altro, però andiamo avanti, abbiamo bisogno di 3 punti fuori casa che erano importanti per risalire. E ora al derby di domenica, che spero che venga tanta gente a sostenerci, perché fino ad ora diciamo il pubblico è un po' latitante, tranne gli ultra che ci seguono sempre dentro e fuori, e speriamo ora di avere il pubblico della tribuna e anche della curva in massa. Hai perso il difensore armenio, la società ti ha regalato 2 buoni giocatori, Maniscalco e Cimino, ti faranno altri regali? L'Akragas farà mercato? Ma non lo so se il dottore Bottone, il presidente Babbo Natale, speriamo che i regali, stiamo lavorando Davide, ma in sintonia con tutti per cercare di poter potenziare questa squadra, secondo me abbiamo bisogno di 2 o 3 elementi importanti per farci fare proprio il salto, anche a livello numerico, perché siamo veramente contati con tanti giovani. Però già questi 2 innesti hanno fatto vedere di che pasta sono e sono contento. Li avevamo presi già Maniscalco è da settembre che praticamente gli faccio la corte. Finalmente poi si è deciso, ma in settimana credo che faremo qualche cosa di importante. Dobbiamo coprire 2 ruoli che ci dovrebbero fare il salto di qualità. Credi nel primo posto? Ma io ci credo sempre, ci ho sempre creduto, però dobbiamo rinforzarci. In qualche zona di campo siamo ancora un po' carenti. Con qualche rinforzo crediamo al primo, secondo e terzo, crediamo a tutto. Non ci poniamo limiti. Giulio Castaldo, allora l'Olimpica Akragas ha risolto la crisi societaria, c'è un nuovo organigramma, ci sono nuovi dirigenti, ne ricordiamo alcuni, il presidente, il medico tifosissimo dell'Akragas Totò Bottoni, il vicepresidente Enzo Nocera, ex addetto stampa, dirigente dell'Akragas negli anni passati, poi c'è anche il direttore generale, il dottore Brunco, quindi una società che si rimette in moto, vuole cambiare pagina, vuole fare il bene dell'Akragas. Giulio. Sì, questo passaggio sicuramente è molto importante per la squadra, ma per l'ambiente, per trasmettere un po' di tranquillità. È chiaro che necessita sempre, diciamo, il coinvolgimento di tutti i tifosi per poter andare avanti con la presenza la domenica allo stadio. Però già questo è un passaggio importante, come dicevo prima, che ci può permettere di affrontare le prossime partite con un po' più di tranquillità. Cosa vi ha detto la nuova dirigenza? Allora, abbiamo avuto un confronto domenica, chiaramente prima di una partita non possono essere fatti discorsi, certo, diciamo approfonditi, però quello che ci è stato detto è di stare tranquilli, perché comunque stanno provvedendo, diciamo, a non farci mancare nulla, e quindi speriamo bene appunto per il proseguo del campionato. Alessandro De Caro, un commento sulla nuova dirigenza, il neopresidente Bottone, poi c'è anche Brunco, c'è anche Enzo Nocera, insomma. Ma persone molto si serie. Pagina in casa, si volta pagina in casa biancazzurra. Sì, persone molto serie, Dottor Bottone tra l'altro tifosissimo dell'Akragas, ma non solo, e dell'amata Inter pure, diciamolo così almeno lui sarà contento. È chiaro che sono 3 figure che non è che hanno dietro delle attività commerciali, non è che hanno dietro quelle strutture che potrebbero fare calcio a certi livelli. Sono, secondo me, traghettatori, gente che ha passione, non può far morire il calcio da Agrigento, sta bene, mettendo del loro dei contributi anche in denaro, e aspettano che qualcuno si avvicini come sponsor o come dirigenti del passato. Secondo me, io la vedo in questa maniera, perché non credo che Totò Bottone abbia la possibilità di prendere 60-70 mila euro quest'anno, di acquistare altri giocatori e buttarli nell'Akragas. Lui fa il medico, questo è il mio parere. Poi se ha fatto un superenalotto non lo so.
Vediamo un altro servizio del torneo di promozione, la bella sfida Marineo Missile Mary 1-0. La 14ª giornata del campionato di promozione mette di fronte Marineo e Missile Mary. Albeggiano prova a sgusciare via il difensore, la mette in mezzo per Grimaudo che non riesce a portare in vantaggio il Missile Mary. Pallone lungo verso Grimaudo che anticipa Romano che lo atterra e c'è calcio di rigore in favore della Don Carlo Missile Mary. Alla rincorsa va Albeggiano, Barone si oppone con un intervento strepitoso e tiene a galla il Marineo. Montalbano approfitta di un errore difensivo, la mette in mezzo per Scarpinato che non impatta bene la sfera. 30 Agosti alla battuta della rimessa laterale per Scarpinato che la mette in mezzo dove arriva Arena, butta cavoli, gli nega il gol con una parata fantastica. Attenzione ad Albeggiano sul retropassaggio sbagliato di Galluzzo, non riesce ad anticipare Barone. Ancora pallone a cercare Albeggiano dalla sinistra, può puntare l'area di rigore, Albeggiano va a calciare col sinistro, pallone che sfiora il palo. Calcio d'angolo per la squadra marinese, battuto in mezzo, esce Buttacavoli che non arriva e per poco il Marineo non trova il vantaggio. Albeggiano la allarga verso Enike, controllo difficoltoso di Enike che va a concludere, pallone troppo forte, alto. Scarpinato prova ad allargare per Ribaudo, pallone leggermente lungo, Ribaudo la tiene in campo e la mette in mezzo, Scarpinato in rovesciata, non arriva, c'è Falsone! Simone Falsone al 91esimo, probabilmente lo decide lui questo derby, 1-0 per il Marineo, il tuono di Simone Falsone dalla panchina, entra e segna il gol che vale la vittoria. Ingrao deve mettere in mezzo il pallone della disperazione, lo fa. Barone esce, la respinge con la mano, poi colpo di testa, infine Corso calcia, colpisce la traversa, praticamente all'ultimo secondo. Dunque il Marineo batte in casa il Missile Mary per 1-0, il commento su questa partita di Alessandro De Caro. Sì, non è facile andare a vincere su quel campo, è un campo sterrato, brutto, stretto, ventoso. È una squadra rognosa, noi abbiamo perso lì per 1-0, tra l'altro con un gol fortunoso perché su un traversone l'hanno presa di spalla e hanno fatto gol. È una squadra rognosa che deve salvarsi, loro dicono che devono salvarsi, adesso si trovano lì praticamente attaccati alla prima. Sono in testa al campionato. Bravo, però alla fine è una squadra che non vuole salire di campionato, assolutamente no. Non vuole vincere il campionato? Assolutamente no. Quando sento queste cose... È la verità, è la verità. Cioè la squadra prima in classifica non vuole vincere il campionato? No. Vediamo la classifica, in testa ci sono due formazioni, Salemi e Oratorio San Cirio Giorgio di Marino con 32 punti, poi Missile Mary, Monreale 29, Casteltermini 26, Olimpica Agregas 23 punti, Vallelunga 21, Albatros Vercara Friddi 20 punti, 5 Torri Trapani Folgore 19, Don Bosco Partenico 18, Balestrate 15, Villabate 14, Gattopardo Racalmuto 13, Camarat 12, Vis Borgonuovo ultimo con 3 punti in classifica. Giulio Castaldo, il tuo commento su questa classifica, chi la vince questo campionato visto che il Marineo non vuole centrare la promozione? Io penso che la favorita sia sempre il Salemi. Il Salemi, sì. Però, ripeto, è un campionato in cui, come abbiamo visto anche domenica, il Salemi è andato a pareggiare con il Camarat, quindi... Penultima in classifica. Non si può dare nulla per scontato, per cui vediamo questo proseguo del campionato. Noi ci siamo, non possiamo puntare in questo momento al primo posto, dobbiamo porci l'obiettivo di quantomeno raggiungere i playoff, però in base a come ci rinforzeremo anche noi, cercheremo di quantomeno dimezzare questo svantaggio
Sul mercato dell'Akragas, Giulio Castaldo, che notizie hai? Notizie, ripeto, questi due... L'Olimpica farà mercato? Io penso che ha due o tre elementi... Si parla di Jerry Russello in difesa per rafforzare il reparto difensivo, ex capitano dell'Akragas, anche giardino puro sangue, magari, tu conosci bene Jerry Russello. Sì. Io penso due o tre elementi arriveranno, non so i nomi, là abbiamo il mister, penso che è un gran conoscitore di questa categoria, per cui... avrà lui il compito insieme appunto alla società di rinforzare questa squadra. Alessandro De Caro, il tuo Racalmuto invece farà mercato? No, noi il mercato lo facciamo il venerdì all'Agrigento, il giovedì lo facciamo a Porto Empedocle, il lunedì mattina a Villaggio Mosè. Quello è il mercato regionale. Scherzi a parte, battute a parte, noi non abbiamo la possibilità economica di fare mercato. Il nostro mercato è quello interno, attingo sempre dalla Juniores. Domenica eravamo 7 juniores in campo, 7, sì. Dal 2001 al 99 erano 7 ragazzi in campo contro l'Akragas, quindi la dice lunga sul nostro campionato. È difficile, tra l'altro ora domenica è partito anche il portiere Luigi Giardina, va a giocare a Mussomeri, fa il secondo. Dunque farà... tanto mercato in uscita. Sì, abbiamo avuto 6 elementi che sono andati via. Ricordiamo Stagnitto alla Gattopardo, te l'aspettavi questo passaggio alla Gattopardo di Luca Stagnitto? Ma Luca l'ho portato io alla Libertas, come ho portato Indelicato e come ho portato Scuderi e come ho portato Peppe Valenti, per un motivo o per un altro. Scuderi si è infortunato alla seconda a Salemi, si è rotto i legamenti crociati. Valenti lavora a Milano, Indelicato per scelta di lavoro è voluto rimanere a Porto Empedocle, così è vicino a casa propria, e Stagnitto invece per una scelta credo economica, lo possiamo dire tranquillamente, perché lui ha una bambina, non sta lavorando, ha dei problemi e a Palma gli garantiscono determinate somme ed è giusto che si faccia la sua strada. Mi dispiace perché ha fatto benissimo con noi, ci ha dato una grossa mano e gli faccio un bocca al lupo. Dunque prenderete un secondo portiere, quello è scontato. Sì, infatti siamo alla ricerca. Posso fare un annuncio? Assolutamente sì, siamo alla TV Libera. Giovani, portieri o ex portiere, avete voglia di divertirvi? Venite da noi, come ha fatto Gino Casella. È stato un ottimo portiere, ha fatto per 20 anni l'ultra, è rientrato all'Akragas. Per amore dell'Akragas. Quindi c'è qualcuno che ha voglia di divertirsi assieme a me, venite a trovarci. Parli di Gino Casella, che è stato uno dei migliori in campo in casa Olimpica Akragas. Giulio, avete vinto 3-1, però il vostro portiere Gino Casella è stato strepitoso nella ripresa, ha fermato... la voglia di riscatto, di rivalsa delle Berzera Calmuto. Giulio, il valore di Gino non lo scopo. L'avete fatto anche arrabbiare perché gridava svegliatevi. Ci sta pure, come dire, il valore di Gino non lo scopro io, ci sta dando una grossa mano in termini di esperienza ma anche di qualità, come abbiamo visto ieri. Ma non è la prima partita appunto che fa questa prestazione, anche a Monreale ha fatto una grande partita, ce lo teniamo stretto. Assolutamente sì. Mi piace questa affermazione tua, la domanda su Giulio. Il migliore in campo è stato Gino Casella, la dice lunga sulla partita. Rispetto a chi scrive... Tra i migliori in campo. Tra i migliori in campo, no. Perché Maniscalco, Cimino, Castaldo hanno giocato ad altissimi livelli. La dice lunga su quelli che scrivono online, sui giornali online, che non erano allo stadio, magari hanno visto la diretta streaming Facebook, dei fratelli Facebook, ma non hanno quelle qualità per scrivere di calcio, perché uno che non scrive la cronaca e scrive solo di una squadra in campo vuol dire che possono fare altre cronache ma non la cronaca sportiva. Passiamo alla pallavolo femminile, anzi torniamo alla pallavolo femminile, vediamo un po' cosa è successo nella giornata numero 9 in serie B2, questi i risultati. Volley Terrasini Nola 3-0, Volley Pizzo Calabro Castelvetrano 3-1, Battipaglia Condor Catania 0-3, Nemesi Stabia Termini Palermo 3-2, Santa Teresa di Riva Volley Giarre 3-0, Sea Paragona Pedara 3-0, ha riposato il Volley Region Reggio Calabria. Jacqueline Do Nascimento, sì, continua a vincere la capolista, sì, però avete scavalcato in classifica il Giarre. Sì, siete adesso seconde. Mm-hmm. Un commento sui risultati, tutto nella norma oppure ci sono delle sorprese? Sì, mi sa che sono tutte nella norma. Io, cioè, il primo anno, come ti ho detto, che
che partecipo di questo campionato, per me è tutto molto, sto scoprendo anche alcune cose, infatti negli anni precedenti seguivo più il calcio che la pallavolo. Comunque quello, il Santa Teresa cercherà sempre. Ti ha impressionato come squadra la formazione del Santa Teresa? Come squadra ti ha impressionato? Una squadra forte? No, sono forti, sono bravissimi. Cioè, non conosco nessuna così delle giocatrici, però quello che ho sentito dire delle mie compagne così è che è una squadra fortissima per la categoria. E quindi loro cercheranno di fare la loro parte. Hanno, mi sa, scivolato un pochettino a Nola, che hanno sì, perso già tre set. Infatti, e quindi noi dobbiamo approfittare anche questi momenti e cercare di vincere sempre della miglior maniera. Per arrivare poi allo scontro diretto. Sì, che abbiamo lo scontro con diretto. Tre punti di distacco e poi provare a vincere 3-0 in casa e lì sarebbe tutta un'altra cosa. Un'altra storia. Vediamo il servizio sulla vostra bella partita, bella vittoria contro il Pedara per 3-0. Primo set equilibrato, secondo set dominato dalla Sera Paragona, terzo set molto molto combattuto. Vediamo il servizio. Quinta vittoria di fila per la SEA Paragona nel campionato di Serie B2 per la nona giornata di andata. Il sestetto guidato da Francesco Riseo ha battuto 3-0 la Planet Pedara al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. È la settima vittoria senza concedere una sette alle avversarie per la squadra del presidente Nino Di Giacomo. Le biancazzurre si sono imposte con questi parziali 25-20, 25-15, 26-24. I tre punti sono stati più che meritati, ottenuti al termine di una partita bella e avvincente che ha divertito il numeroso pubblico presente sulla tribuna del Palasport Nicosia. La SEA Paragona ha mostrato, oltre alla tecnica, tanta grinta, carattere e grande umiltà. Nel terzo set è stata capace di una straordinaria rimonta grazie anche al contributo della panchina. Ma andiamo con ordine. Coach Eliseo schiera il collaudato sestetto tipo con Baruffi in palleggio, Bicchieri opposto, Masede composto centrali, Cammise, Donassimiento, Martello ricevitori. Nel ruolo di libero gioca Marangon. Le biancorosse, guidate da Francesco Andaloro, scendono in campo con la formazione tipo. Perticoni in regia, Boffi opposto, Polito e Rapisarda centrali, Bellapiante e Giuffrida, Martello ricevitori. Il libero è Bonaccorso. L'inizio di primo set è equilibrato, Aragona scappa sul 9-6, poi aumenta il vantaggio grazie al muro che prende le misure agli attaccanti ospiti. La difesa e i contrattacchi punto delle ragazze aragonesi hanno la meglio sul sestetto di coach Andaloro. Con un servizio perfetto della Bicchieri, la SEA Paragona porta a casa il primo set con uno scarto di 5 punti. Il secondo set è un monologo di Cammise e compagne. Le padrone di casa dettano legge con parziali a dir poco imbarazzanti per le ospiti. 8-0, 16-6 e 21-11. La squadra di Eliseo è perfetta in ogni fondamentale ed il set termina in fretta con 10 punti di scarto. Il terzo set è il più bello e combattuto del derby siciliano. La Planet Pedara, grazie alle battute di Fiamma Giuffrida, mette in grossa difficoltà l'Aragona. Le biancorosse scappano sul 5-0. La SEA Paragona fatica a tenere il passo delle avversarie che si galvanizzano e crescono in ogni fondamentale. La Planet Pedara, con gli attacchi del capitano Bellapianta, conduce il punteggio fino alla parte centrale del set. Poi coach Francesco Liseo manda in campo Falcucci per Cammisa, Valente per Bicchieri e Gabriele per Baruffi. La panchina dà un importante contributo sia al servizio che in ricezione. La SEA Paragona si ricompatta e compie una favolosa rimonta. Il ritorno sul parquet dei titolari consentono alla formazione bianco-azzurra di operare anche il sorpasso. È gran battaglia al Pala Nicosia, si gioca punto a punto. Aragona però domina il finale con una superlativa a Masedo. La Planet Pedara annulla tre match point per poi arrendersi con onore ad una determinata SEA Paragona. Questo è il tabellino della SEA Paragona. Baruffi 2 punti, Bicchieri 16, composto 11, Masedo 7, Cammisa 14, Donassimiento 11, Marangon libero, Falcucci 0 punti, Valente 1 punto, Gabriele 0 punti, Messina non è entrata, Cusumano non è entrata, Sicurella secondo libero non è entrata. Sabato prossimo la SEA Paragona sarà di scena a Termini Merese con le palermitane della Arde di coach Tommaso Pirrotta e dell'ex Acragas Volley Tatiana Lombardo. 7-0, ace di Cammisa ed è 26-24 e fanno festa le ragazze. Jacqueline Donassimiento, allora 3-0 contro il Pedara, in quel terzo set cosa è successo? 5-0 per il Pedara, la Giuffrida vi ha messo in difficoltà, in battuta, sì, infatti, non riuscivate a rigiocare la palla. Infatti le due rotazioni che quando lei è arrivata in battuta ci ha fatto soffrire un pochettino. Ti ha fatto male, come si suol dire in gergo anche sportivo.
Si è già fatto male in ricezione, lei ha veramente una buona battuta. Sì. Purtroppo non siamo riusciti lì a tenere la palla in campo e cercare di lavorare bene, però come ti ho detto anche all'inizio, anche la forza di una squadra è anche quella, saper riuscire a uscire di questi momenti, perché è difficile, abbiamo sofferto lì 5-6 punti in battuta. 5-0 iniziale del Pedara. Con sì, poi Giuffrida... quando lei è ritornata mi sa che abbiamo... Poi... Abbiamo preso anche lì 4-5 punti. Eh sì, Aragona ha recuperato, poi abbiamo ancora Giuffrida al servizio, altri punti di vantaggio. Poi la grandissima mossa tattica di coach Eliseo. Infatti, che è entrata che Maria manda in campo Sara. Maria Valente, sì. Due punti consecutivi con sì. Lei al servizio, e infatti. Lì cambia un po' la partita. In campo anche la seconda Sara. Alzatrice, Gabriele, in campo sì. Anche la Falcucci per rafforzare sì, la lì. Ricezione e difesa. Una certo, mossa che ha dato scacco matto. Infatti la cosa positiva della nostra squadra è che abbiamo, cioè, in tutti i reparti siamo forti, quindi magari se una giornata così o se per caso in questo giro che la Giuffrida è entrata in battuta, se per caso non stiamo riuscendo a lavorare bene, ci sarà sempre uno in panchina che potrà contribuire. Contributo importante della panchina. Infatti, quello. La tua prestazione, 11 punti, tanto lavoro sporco in difesa, anche a muro hai lavorato molto molto bene, come giudichi la tua prestazione? Io come ti ho detto sono stata 5 settimane fuori così a fare terapia sempre, sì. È un po' difficile perché perdi tutta la preparazione quella iniziale. È vero. Io da 3 settimane mi sto allenando con la squadra così insieme. E quello che riesco a fare è dare un po' di volume di gioco, non tanto in attacco, ma aiutare un pochettino lì indietro. Sto cercando di fare il mio meglio. In ricezione. Sì, in difesa, ricezione. Guardiamo la classifica della Serie B2 di pallavolo femminile. In testa il Santa Teresa di Riva con 24 punti a punteggio pieno. Sea Paragona, seconda con 21 punti, poi Volley Giarre 19, Condor Catania 18, Volley Reggio Calabria 15, Termini Palermo 13, Volley Pizzo Calabro 12, Pedara Nemesi Stabia 11, Volley Terrasini 8 punti, Castelvetrano 4, Battipaglia e Nola ultime con 3 punti in classifica. Torniamo alla Palanicosia per ascoltare le interviste post gara della partita Sea Paragona Planet Pedara. Sicuramente abbiamo giocato due set, credo, di buon livello, soprattutto il secondo, dove abbiamo inchiodato qualsiasi loro uscita a partire già dalla nostra battuta e poi la fase di muro difesa, come era stata studiata. Al terzo set, più che un calo mentale, secondo me è successo questo, che noi avevamo studiato le rotazioni, loro hanno girato la formazione, sono partiti in P4 e il loro opposto batteva verso 1 e abbiamo sofferto questa ricezione sulla quale bisogna lavorare, ma abbiamo sofferto questa ricezione, diciamo, anche per bravura della battitrice. Detto questo, usciti da questi due momenti in cui sulla loro P4, insomma, soffrivamo in ricezione, li abbiamo recuperati per due volte, quindi fondamentalmente gioco sottotono non lo so, gioco sottotono forse al netto di quelle due rotazioni, il che non è una giustificazione, è la realtà, ma cioè, leviamo quelle due rotazioni, poi non lo so se è sottotono, perché non è facile recuperare 6 punti la prima volta e 7 la seconda, una cosa del genere. Poi sicuramente la panchina oggi ci ha dato una grande mano, abbiamo trovato risorse ottime che ci hanno fatto svoltare e quindi credo che sia stata una prestazione di squadra abbastanza positiva. Sicuramente portare a casa un altro 3-0 fa bene. Sicuramente dobbiamo essere felici della vittoria di oggi. Lo spirito e la combattività con cui la squadra ha affrontato il match ha portato a casa la vittoria. Sicuramente il terzo set in alcune fasi non ha prodotto la squadra un gioco entusiasmante, però bisogna ammettere che la vittoria per 3-0 è una grande soddisfazione. Probabilmente la squadra nelle fasi iniziali ha dominato i primi due set, quindi probabilmente si è anche un po' distratta, deconcentrata. Questo può capitare durante una partita,
però è anche importante saper recuperare, devo dire la verità, anche se la vittoria al terzo set è arrivata ai vantaggi, comunque in ogni caso bisogna essere soddisfatti secondo me. Vince il gruppo, siamo un gruppo e tutte siamo indispensabili. E non, io non gli voglio assolutamente male, se mi ha tolto, anzi sono molto contento perché Maria è entrata e ha fatto il suo, e noi vinciamo di squadra e questa è la nostra forza. E i primi due set, io diciamo sono un ex, l'anno scorso giocavo a Pedara, quindi ci tenevo particolarmente a vincere questa partita. E in casa la nostra forza deve essere che non molliamo mai e l'abbiamo dimostrato più volte. Terzo set abbiamo avuto un calo, diciamo, soprattutto in recezione, non dico ci sta, però la ragazza di là aveva una buona battuta. E è entrata Carolina Falcucci, è stata brava pure lei a tenere la palla in campo e noi a reagire tutte insieme. Nel complesso, cioè, credo sia stata una buona prestazione da parte di tutte. Diciamo che anche il primo è stato abbastanza combattuto, poi ovviamente è venuto fuori all'ultimo, diciamo, l'esperienza e soprattutto anche l'essere bravi della squadra avversaria. Il secondo è stato dominato interamente dalla SEAP. In ogni caso noi fino a qua forse è la prima volta che non vinciamo neanche un set, quindi questo dimostra che comunque siamo una squadra che abbiamo come caratteristica quella di non mollare, diciamo, anche quando andiamo come nel secondo set sotto di tanti punti, quindi è una nostra caratteristica questa sicuramente, lo dimostrano anche, diciamo, l'andamento delle gare disputate finora. Jack, per te il secondo anno con la maglia della SEA Paragona, avete vinto l'anno scorso i playoff per la promozione in Serie B2, due anni dunque con la presidenza Nino Di Giacomo, com'è questa società? Sì, infatti Davide, io sono qua, diciamo, perché mio marito è venuto a giocare nell'Acragas e Nino che conosceva lì la squadra, faceva parte della società. Mi ha dato questa opportunità di giocare ad Aragona. Io lo ringrazio tanto, soprattutto quest'anno che non pensavo di rimanere. Lui ti ha dato molta fiducia. Molta sì, fiducia. Mi ha dato molta fiducia, ma anche per tutto quello che è Nino dentro della pallavolo. Lui è molto importante, qua mi sento a casa e insieme a mio marito ho deciso di infatti rimanere, sono rimasta io qua e lui a Castellammare di Stabia, lì a Napoli. Per me è tutto, come ti ho detto già, è tutto molto nuovo. Io ringrazio prima di tutto a Dio per questa opportunità e anche a lui e a tutti qua. Sempre per parlare della tua storia sportiva, tu arrivi ad Agrigento insieme a tuo marito Bruno Vicente, perché sì, è un giocatore dell'Acragas, uh-huh, e inizi a giocare a pallavolo a San Biagio Platani, sì, una squadra di prima divisione se non ricordo male. Sì, sì, di prima divisione. Lì fai un po' la differenza, tutti ti dicono ma cosa ci fai, ti vai a giocare in un campionato semiprofessionistico, sì, tutti infatti pazzi per Jacqueline lì a San Biagio Platani. Piccolo no, paese del, sono, della devo provincia dire sinceramente, ieri sono stata là a guardare, perché loro giocano la prima divisione, sono stata lì a guardare la loro partita, lì mi sento davvero a casa. Sì. Senti, ma io so che tu sei una fortissima giocatrice di calcio, volevi giocare a calcio? No, infatti, mio padre ha una scuola calcio per sì, i bambini, io ho cominciato a giocare a calcio. Infatti a volte so più dei campionati così della Serie C, della Serie A, perché a casa mia 24 ore... Si parla solo di calcio. Solo di calcio. E ho giocato. Quando avevo dai miei 10 ai 14 anni... Che ruolo? Ho giocato... Io non lo so, io volevo fare gol. Attaccante? Attaccante. Attaccante. Avete bisogno? Giocavi no, in attacco? Però, sì, però io giocavo insieme ai bambini perché non c'era una squadra di ragazze. Giocavi con i maschietti? Sì, i maschietti. E poi ho cominciato a vedere, avevo paura un po' dei contrasti, ecco, queste cose, sì, ho deciso di giocare a pallavolo. Prima a pallamano, se non ricordo male, sì, volevo giocare a pallamano. Volevo giocare a pallamano perché c'era un'amica mia che giocava. E poi mio padre ha detto, ma mi piace più la pallavolo. Ho detto, vabbè, ora ci provo la pallavolo. E poi sono rimasta lì. Complimenti Jacqueline, bella la tua storia, la tua favola. No, comunque io vorrei anche fare complimenti anche qua all'Italia perché sì, noi in Brasile purtroppo non abbiamo questa opportunità che avete qua voi a offrire a tutte le persone, anche le ragazze che hanno cominciato questa squadra adesso.
Cioè, lo sport è una cosa bellissima, mi ha dato tanto, Dio attraverso dello sport mi ha regalato tanto, anche mio marito l'ho conosciuto perché sono andata a giocare pallavolo nella sua città e quindi lo sport è una cosa bellissima e è bello vedere tutti questi campionati che avete. Ma da grande cosa vorresti fare quando smetterai di giocare? Beh, rimarrai nel mondo dello sport, magari allenatrice o... Forse, sì, non lo so, io ho tanti sogni, devo vedere anche cosa Dio, perché ogni volta è tutto tanto nuovo nella mia vita, ogni anno che cambiamo così di città, sì. Sorge tante cose nuove, sì, così. Tante novità. Tante novità, che non lo so, ma io vorrei studiare e tornare in Brasile. Staremo a vedere, terremo d'occhio. Sì. Irina, invece tu come cominci a giocare a pallamano? Allora, io ho iniziato... Perché hai scelto questo sport poi? Ho scelto questo sport perché c'era la squadra maschile Serie B e io pallamano Girgenti, sì. Pallamano Girgenti e andavo sempre a vedere queste partite e mi è piaciuto veramente molto come sport. E quindi ho deciso di giocare... sempre 2 anni fa, 3 anni fa quando ero nella squadra e adesso voglio continuare anche io a giocare. Però sei impegnata anche con gli studi? Sì, sì, certo. Università, quindi l'obiettivo è sì, formarti studiare, come donna, come studentessa, sì. E poi chissà, magari potrebbe arrivare la chiamata di qualche squadra di categoria superiore, perché io so che spero. Sei un po' la giocatrice più forte della formazione bianco-azzurra, tutti parlano benissimo di te, quindi ti auguro veramente di fare il salto di categoria. Sì. Sempre per quanto riguarda il tuo campionato, vediamo il servizio sulla sconfitta vostra contro la Guidotto Licata. Sì. La partita si è giocata in casa per voi, la sconfitta netta contro le Licatesi. Vediamo il servizio sulla palla a mano Girgenti, Serie 2 femminile. La Guidotto Licata vince in trasferta il derby agrigentino contro la Pallamano Girgenti nella quarta giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie 2 femminile. Punteggio finale 19-12. La partita si è giocata allo Sport Village di Favara. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Le ragazze della Pallamano Girgenti di Lillo Gelo hanno cercato in tutti i modi di avere la meglio contro la Guidotto Licata, formazione tecnicamente più forte ed esperta. Le ospiti partono subito forte e conducono nel punteggio. Derby tutto in salita per le bianco-azzurre che faticano a rimanere in partita. A metà primo tempo c'è la reazione delle padrone di casa ed il divario si accorcia. Nel secondo tempo la Guidotto Licata va a segno con regolarità e torna a comandare la partita con parecchi gol di scarto. Nel finale, con la sconfitta ormai certa, coach Lillo Gelo manda in campo anche le più giovani per farle accumulare esperienza. La Guidotto Licata ne approfitta per aumentare il vantaggio e vincere in scioltezza il derby. Successo più che meritato per le licatesi alla terza vittoria in campionato. Per la Pallamano Girgenti è la nona sconfitta di fila. Nessun punto in classifica, ma tanta buona volontà per una squadra appena nata che ha tanta voglia di fare bene. In testa c'è il Marsala a punteggio pieno, 9 partite, 9 vittorie. Poi il Messina, 12 punti, Aretusa 10, Licata e Acireale 7. Per il prossimo turno vi segnaliamo Acireale, Pallamano Girgenti, Guidotto Licata, Messina e Marsala Aretusa. Sempre sulla partita, quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? In testa c'è il Marsala, che sembra lanciatissimo verso la promozione nel massimo campionato. Voi invece? Il nostro primo obiettivo, come ho detto poco fa, è sempre quello di divertirci e di migliorarci. Quindi noi siamo giovani, la maggior parte delle ragazze sono giovani, quindi se questo è sempre... migliorarci partita, e fare sempre meglio. Di partita in partita, sì, migliorarsi sì. Come squadra sempre e come, cerchiamo sempre questo. Come formazione. So che avete anche altre squadre giovanili, tua sorella gioca nell'Under 15, sì. Hanno fatto un triangolare a Troina, se non ricordo male. Sì, sì, domenica appunto c'è stata l'ultima. Quindi c'è un bel movimento per quanto riguarda la palla a mano femminile. Sì, 3 campionati. Complimenti femminili. A Lillo Gera e a tutto l'entourage. Sì. Under 15, Under 17 appunto la 2. L'Under 15 ha vinto con il Licata 20-5, 22, sì. Non ricordo. Invece ha perso con il Troina per pochi punti comunque. È stata una partita molto, delle partite molto belle.
Invece per quanto riguarda l'Under 17, l'ultima in casa l'abbiamo persa per un punto, purtroppo all'ultimo minuto, che non ci voleva. Bene, bene. Torniamo al calcio, campionato di prima categoria, girone G, alcuni risultati: Raffadali Nissa 1-0, Nicosia San Giovanni Gemini 0-0, Caltanissetta Empedoclina 1-1, Ravanusa Gira 8-1, Armerina Aragona 2-1, San Cataldo Branciforti 1-0. In testa c'è il San Cataldo con 25 punti, poi l'Empedoclina terza con 23 punti. Per il prossimo turno vi segnaliamo Aragona Leonfortese, Branciforti e Raffadali, Gemini e Ravanusa, Nissa e Empedoclina. Calcio a 5, Serie B, buon pareggio esterno dell'Acragas Futsal sul campo del Mascalucia, la partita è terminata 3-3. Sono adesso 10 i punti in classifica per il quintetto allenato da Beppe Castiglione. Torniamo alla promozione, per il prossimo turno all'Essaneto, domenica prossima, Acragas, Olimpica Acragas contro Gattopardo. Giulio Castaldo, che gara ti aspetti? Sarà sicuramente, come ogni domenica, una partita per noi fondamentale, ormai tutte lo sono, perché dobbiamo cercare di risalire questa classifica e quindi, come sempre, invito tutti a partecipare e a riempire lo stadio Esseneto. Altro derby agrigentino in programma è quello tra Castel Termini, Libertas Racalmuto, un Castel Termini lanciatissimo, morale stelle per la squadra granata che vince e convince in questo campionato. Alessandro De Caro, che partita sarà? Difficile per voi, ma non impossibile? No. Le partite portare a casa un risultato positivo? Le partite vanno giocate. Se ne parliamo il lunedì o il martedì non ha senso. Le partite vanno giocate, poi alla fine vince la squadra che ha più qualità, più carattere, più forza, più agonismo, più fortuna. Però le partite vanno giocate. Come diceva Giulio, mi associo, il Castel Termini è una squadra importante e che a mio avviso farà i playoff perché ha giocatori di categoria superiore. È un'ottima squadra e lo sta dimostrando. Noi ce la giocheremo, cambierò qualcosa. Perché a me piace giocare in attacco, piace giocare la palla, mi piace fraseggiare con la palla, mi piace giocare con la difesa alta. Mi rendo conto che purtroppo in queste categorie a volte bisogna giocare in maniera diversa, magari giocare una partita brutta e vincerla. Perché sono stanco di sentirmi dire bravi, 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 complimenti, e poi alla fine non porto un punto a casa, fuori casa in particolar modo. Quindi cambieremo tutto, metterò un muro di un po' di cemento armato alto 12 metri, faremo in modo di non perdere la partita, anche se battuta a parte ce la giocheremo. Avviso aperto. Ci sono parecchi giocatori ex da una parte e dall'altra, tutti amici miei, tutti ragazzi, alcuni ragazzi sono stati alle mie dipendenze come calciatori, ci teniamo a fare bene e che vinca il migliore. E vediamo il prossimo turno del torneo di promozione, le gare in programma nel prossimo weekend, la 15ª giornata, Albatros, Lercara Friddi, Don Bosco Partinico, Balestrate, Vis Borgo Nuovo, Castel Termini, Libertas Racalmuto, Cinque Torri, Trapani, Folgore, Camarat, Misilmeri, Vallelunga, Monreale, Oratorio San Cirio, Giorgio Marineo, Olimpica Acragas, Gattopardo, Salemi, Villabate. Dunque il Salemi capolista affronta il Villabate, mentre l'altra capolista, il Marineo, giocherà contro il Monreale. Che turno sarà, ragazzi? Lo chiedo a Giulio, lo chiedo anche ad Alessandro De Caro, il prossimo in promozione. Vai Giulio. Penso sia la partita più importante di questo turno, appunto quella di Monreale. Per noi avremo sicuramente un occhio. Una delle due si fermerà, quindi l'Acragas contro la Gattopardo ha i favori del pronostico, però la gara è sempre un derby, e i derby, esatto, si sa, sono gare casa, impronosticabili. Cercheremo di fare la nostra partita perché giochiamo in casa e speriamo appunto che ci possano essere delle sorprese come quest'ultima giornata. Alessandro De Caro? Ma io credo che sia un turno favorevole in ogni caso per l'Acragas, perché c'è l'entusiasmo adesso, nuova società, nuovi arrivi, altri arrivi che arriveranno prima di domenica. Credo che l'Acragas ha il turno favorevole. In funzione non solo della partita contro la Gattopardo, perché come dice Giulio le partite vanno giocate e vanno rispettate gli avversari, sarà sempre dura, che giocare all'Esseneto diventa anche un motivo di orgoglio per la squadra che ci va a giocare. Però l'Acragas deve sfruttare questo calendario, perché una delle due si fermerà
chi vince o se pareggiano ancora meglio, perché un pareggio significa risucchiare due punti alle due squadre che sono lì in testa. Io credo che il Monreale non lotterà per vincere il campionato, perché loro hanno un settore giovanile importante, a loro interessa lanciare anche i giovani. Piazzare i giovani. Non credo proprio che... Io ho parlato con Giovanni Oddo quando lì abbiamo perso, e lui faceva i complimenti perché bastava che entrasse quel gol di Peppe Valenti sulla linea salvata, vincevamo la partita, detto di Giovanni Oddo. Purtroppo abbiamo perso. Io dico sempre che il Salemi è quella squadra che vuole puntare a vincerlo. Le altre ci sono, vincono le partite, ma alla fine molleranno, molleranno di brutto. L'Agragas salirà in eccellenza. Direttamente dalla finestra principale oppure attraverso... Ma la finestra principale, se il Salemi perde uno scontro, loro sono sopra. E il Salemi non è quella la squadra ammazza campionato. Io ci ho giocato e noi siamo scarsi, noi siamo scarsi. A detta di tutti siamo scarsi. Anche abbiamo il Camarat conferma che abbiamo perso al 94. Noi abbiamo perso al 94esimo lì a Salemi, al 94. Ricordiamo tutti quella partita. Quindi il campionato, l'uomo in meno. Sì, al 94esimo, con due infortuni importanti come Scudero e Valente, al 94esimo. Vedremo cosa accadrà in questo, nel prossimo girone di ritorno. Lunedì prossimo invece lo stadio Stanetto di Agrigento giocherà la partita del cuore bianco-azzurro in campo Agragas Legend contro l'All-Star Sicilia. Nella All-Star Sicilia giocherà anche il collega conduttore Salvo La Rosa, che invita tutti a seguire la partita. Ascoltiamo Salvo La Rosa. Un abbraccio fortissimo su tutto cuore alla bellissima città di Agrigento e a tutti gli sportivi e a tutti i tifosi dell'Agragas. Noi siamo pronti, ci stiamo allenando perché lunedì 17 dicembre alle 14.30 con la nostra nazionale, le All Stars Sicilia, saremo allo stadio Esseneto per questa bella partita. Sì, ci sono anche loro, ci saranno anche loro che si allenano o fanno finta di allenarsi, quindi stadio Esseneto, quindi 17 dicembre noi giochiamo per divertirci, perché questo è lo scopo delle All Stars Sicilia, e quindi la partita si chiama Cuore Bianco-Azzurro perché i nostri cuori dovranno battere tutti all'unisono con le vecchie glorie dell'Agragas per compiere un bellissimo gesto di solidarietà. Volevo fare un collegamento serio, l'ho fatto, spero divertente, e spero che serva a coinvolgere tanta gente. Quindi da Salvo La Rosa vi giunga un bellissimo abbraccio con tutto cuore, 17 dicembre alle 14.30. Tutti lunedì prossimo all'Esseneto per seguire questa partita e anche per fare beneficenza. Torniamo alla pallavolo femminile Serie B2, le gare della prossima giornata con la SEA Paragona che giocherà fuori casa a Termini Imerese contro una squadra che lotta per la salvezza, Jacqueline Donassimento. Prima di vedere il prossimo turno, il tuo commento sulla prossima partita dell'Aragona. Si giocano contro il Palermo, come hai detto tu, c'è Tatiana Lombardo, ho sentito che lei ha fatto anche storia qui ad Agrigento, sì. È una brava giocatrice. E noi dobbiamo affrontare la partita con umiltà e fare il nostro meglio per conquistare questi tre punti, perché ogni partita è importante, non scivolare, non perdere. Assolutamente e sì. E quindi dobbiamo lavorare bene questa settimana per chiudere bene l'annata, diciamo. L'anno, il 2018, l'anno della promozione, sì. In Serie B2. Il prossimo turno, per quanto riguarda la Serie B2 di pallavolo femminile, girone I, queste le gare: Volley Pizzo Calabro Battipaglia, Termini Palermo Sea Paragona, Castelvetrano Santa Teresa di Riva, Pedara Volley Region Reggio Calabria, Volley Giarre Volley Terrasini, Nola Nemesi Stabia, riposa il Condor Catania. Per quanto riguarda la palla a mano, invece, il prossimo turno, Serie 2, giocherete in trasferta contro la Cireale. Che avversario è? Lo conoscete? Cosa vi aspettate da questa partita? Irina? È un avversario con cui penso che possiamo vincere. Bene. E sarebbe la prima vittoria storica in Serie 2 per la Pallamano Girgenti. Noi ce la mettiamo tutta negli allenamenti, sempre per vincere qualche partita.
Abbiamo già giocato con la Gireale. Nella gara di andata? Sì, purtroppo abbiamo perso, però anche questa partita è una partita che si poteva benissimo vincere. Purtroppo ancora non siamo pronte, forse psicologicamente, e quindi certo. Non, ci abbattiamo subito e quindi poi alla fine non ce la facciamo tutte quante a reggere questo peso e molliamo. Bene, allora in bocca al lupo per la prossima partita. Io ti ringrazio per la tua presenza qui in studio. Ringrazio Irina Podario, terzina della Pallamano Girgenti Serie A2 femminile. Grazie per la tua presenza e arrivederci. Grazie. Ringrazio anche Jacqueline Do Nascimento della SEAP Pallavolo Aragona, schiacciatrice italo-brasiliana. Grazie Davide. Grazie a te e in bocca al lupo. Ringrazio e saluto anche Giulio Castaldo dell'Olimpica Akragas, centrocampista. Grazie a voi, buonasera. Ciao Giulio, arrivederci e saluto e ringrazio il mio amico Alessandro De Caro, tecnico della Libertas Racalmuto. Ciao Alessandro, in bocca al lupo anche a te. Viva il lupo. Ringrazio il collega Maurizio Sferrazza, poi l'altro collega, il giornalista Nicolò Giangreco, il regista Gigi Bartolomeo. Grazie a voi per l'attenzione e arrivederci.